I suoi occhi lasciano intravedere un'angoscia profonda, chiusa dentro di lei da una vita. Non riesco a decifrarla. Il viaggio di ritorno è tormentato dai pensieri. Cerco di comprendere il perché di quell'espressione spaventata. Inutile. La mia mente vaga tra mille ipotesi senza portarmi ad una conclusione certa. Immerso in quella storia che cattura ogni pensiero, mi dimentico di mandare un messaggio a Mary. Sono diventati frequenti, ormai lei è parte della mia vita. Mentre continuo a leggere, squilla il telefono. È lei. Qualcosa mi turba, sento una voce tremante, afflitta. Un sospetto prevale su ogni altro, a tal punto che mi viene spontaneo interrogarla sul suo stato d'animo. Dopo brevi istanti, con una voce quasi rotta dal pianto, mi dice: un uomo mi ha distrutto la vita. Non capisco il significato di quelle parole dette con tanto dolore. La esorto a parlare, in cambio ottengo silenzio. All'improvviso compongo le tessere del puzzle e a bruciapelo le chiedo: sei stata violentata? È una domanda che apre una ferita mai del tutto rimarginata. A volte il silenzio è l'unico sollievo al dolore. Chiuso lo stomaco a causa di quella tremenda notizia, penso all'unica volta che l'ho vista dolce, simpatica. Sembrava allegra e invece nascondeva dentro di lei un dolore lacerante. All'imbrunire sono ancora seduto sulla sdraio. Ripenso a quegli attimi spaventosi che hanno tolto la gioia di vivere a una dolce fanciulla. L'arroganza di quelle mani vili affondano ogni promessa di felicità, allontanano la passione e la gioia di vivere di una donna. Forse per sempre. Nel mondo esistono soggetti indegni di vivere. Ormai ho perso la ragione dentro di me. C'è solo la vergogna di essere un uomo. Consapevole che Mary possa considerarmi un mostro, visto quello che le è successo. Ho il desiderio di farle capire che sono diverso. Sono un uomo, ma un uomo vero, non un maniaco.